Oggi è ufficialmente iniziato il Giro d'Italia 2021. Video amici, Molino Sport Channel, video Sport Channel, eccoci qui per un nuovo post tappa. Tappa 9, prima appunto di parlare della tappa, vi consiglio di passare in descrizione a scaricare il gioco Reigning Squares, veramente ve lo consiglio, gioco di indovinelli rompicapi che veramente non vi farà rendere conto del tempo che passa, perché praticamente è come mangiare delle ciliegie, una tira l'altra. Comunque, parliamo della tappa, arrivo a Campo Felice, chapeau agli organizzatori. Chi ha deciso di portare il giro su questa salita, veramente ha dato un premio, perché tappa stupenda, stupenda. Mi dispiace per Baumann e Geoffrey Bouchard, che li ho visti all'arrivo che piangevano. Mi dispiace veramente, veramente tanto, perché non so cosa si può provare ad arrivare tanto così e essere ripresi tipo a 500 metri dal vincere una tappa in un grande giro. Mi dispiace ovviamente per loro, ma quando hai davanti un Bernal così, che devi fare? Te devi solo appendere alla sfiga di trovare appunto un avversario così. Comunque, fuga di giornata composta da 13 uomini che hanno avuto delle palle così per uscire e andare in fuga, perché un'andatura, da quello che ho sentito dire dai telecronisti, un'andatura molto elevata, tant'è che sono arrivati molto in anticipo. Scusate la luce di Dio che mi illumina, e sono andati veramente molto veloce. In fuga vi erano Mollema, Ulissi, Visconti, lo stesso Bouchard e Baumann, uomini veramente di una certa caratura. Però nella salita di Ovindoli, quando hanno le ultime due salite, Ovindoli di seconda categoria e l'ultima prima categoria Campo Felice, avevano 2 minuti e mezzo con indietro l'Ineos che tirava. Ho detto magari riescono ad arrivare 2 minuti in una salita che poi, quella di Campo Felice, non era molto lunga, invece fossero 3 chilometri, ce la possono anche fare. E niente, Gianni Moscona l'ultima salita l'ha fatta non a tutta, dei più, non so come possa arrivare stanotte, possa dormire stanotte in albergo, perché penso non abbia più energie in corpo. Poi Bernal ha fatto la spada della vita, non lo so, in 500 metri ha recuperato tipo 1 minuto e mezzo. Ok che Baumann era un po' piantato, perché su pendenze molto ripide giustamente si fa sentire di più la stanchezza, però madonna la spianata quella salita, ha fatto i buchi in terra. Giulio, ora passiamo a Giulio, io ci credo, probabilmente nella terza settimana crollerai, perché ancora non sei abituato a fare questi GT. Però Giulio, mi date speranza. Non tifo seriamente un corridore da Nibali, non so, da 3 anni probabilmente che Nibali è un po' incalando nei GT. Giulio, per favore, arriva la terza settimana, poi crolla l'ultima, farà male, però va bene. Giulio, ti voglio bene. Ora Giulio è a 36 secondi da Bernal, che è nuova maglia rosa. Attila, purtroppo, come era inevitabile, si è staccato, ma ci sta, anzi ancora in classifica a 43 secondi. Secondo Evan Powell, non so, ha avuto problemi perché o non era in condizione, anche se poi meno male nella tappa è arrivato quinto, sarà arrivato, quindi non è che troppo male, ma nella parte essenziale della tappa, gli ultimi tipo 1,5 km, all'inizio dello sterrato, era a metà gruppo. Infatti c'era Almeida che era dietro subito gli Ineos, che si guardava indietro, diceva che è successo, hai qualche problema meccanico, non lo so. Poi si sarà ritrovato, ha avuto un momento di annebbiamento. Terzo di tappa e nella classifica generale Alexander Vlasov della Astana, 21 secondi. Gli altri italiani abbiamo Caruso a 45 secondi e Formolino 1:01. Ma Formolo non è un corridore, secondo me, da GT, deve puntare alle tappe, secondo me. E niente, la luce di Dio. Va bene, ok. Domani tappa, diciamo, interlocutoria da Aquila a Foligno. Infatti il giorno di riposo sarà, in questo giro, spostato a martedì, non so perché, venuta sta pacchia. Tappa di 139 km, quindi molto corta, probabilmente per gli uomini per i velocisti. Comunque, like, commenti, iscrizione, attivate la campanellina per non perdere il nostro video. E mi raccomando, che può essere che Bernal ve lo ritrovate in casa, che vi fa i buchi a terra insieme a Moscon, quindi attenti, state a court. Comunque, like, commenti, iscrizione, attivate la campanellina per non perdere il nostro video. Scaricate il gioco in descrizione e ci vediamo domani. Sì, ciao!